Salve a tutti, bentornati in questa nuova video recensione. Oggi volevo fare la recensione di un nuovo romanzo che ho appena letto ed è di Dan Brown, Il simbolo perduto. Allora, è il terzo, sì, mi pare il terzo della serie con Robert Langdon, preceduto da Il codice da Vinci e Angeli e Demoni. E è scritto appunto da Dan Brown, scrittore anche di Crypto. Allora, sì, allora, insomma, è un libro, come potete vedere, cartonato, numero di pagine 604, okay. E prezzo di copertina 24. Okay. Allora, per chi non conoscesse Dan Brown, è uno scrittore di libri thriller, gialli, comunque un grande scrittore di questo genere un po' noir, thriller, e soprattutto improntati sulla simbologia. Appunto, Robert Langdon è un professore, comunque che si intende molto di simboli e varie scritture, codici. Allora, tutto il romanzo è improntato a Washington, quindi negli Stati Uniti, ed è il filo conduttore un po' la massoneria, i vari intrighi, anche qui dei nuovi codici, simboli, e tantissime altre particolarità e varie caratteristiche dei libri di Dan Brown, come abbiamo potuto vedere anche prima nel Codice da Vinci e in Angeli e Demoni, che anche questi due hanno tutti i libri comunque che hanno fatto molto successo, sono stati fatti anche dei film. Appunto, dovrebbe uscire anche forse il film del simbolo perduto, e insomma è un libro che a me personalmente è piaciuto molto. Comunque un genere abbastanza particolare, potrebbe non piacere a tutti, comunque io lo consiglio vivamente a chi ama il thriller, il giallo, e naturalmente a chi piacciono i libri di Dan Brown. Perciò chi ha letto Il codice da Vinci non può perderselo. La recensione termina qui, io vi saluto, alla prossima, ciao!